Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Sono Filippo e sul mio canale Filippo E636. Oggi vi presento il video per lo speciale 200 iscritti e sono veramente felicissimo perché ho aperto il canale da appena un anno e già siamo arrivati, abbiamo raggiunto questo grande traguardo, 200 iscritti, quindi 200 fedelissimi che guardano sempre i miei video, che commentano soprattutto, e per questo vi ringrazio. E ho deciso di dedicare questo speciale 200 iscritti a un parco, ad un gruppo di locomotive veramente eccezionali, secondo me, che vediamo quasi tutti i giorni sulle nostre ferrovie, che hanno svolto veramente una grande varietà di servizi, quindi hanno trainato dei treni espressi internazionali fra Italia e paesi limitrofi, regionali con carrozze vicinali, per esempio le Piano Ribassato, MDVC, MDVE, Casaralta, insomma, servizio merci. Hanno veramente, sono state delle locomotive tuttofare, lo sono ancora per le nostre ferrovie. Parlo del gruppo di E652, le mitiche tigre per noi appassionati, e sono state, diciamo, sono state viste sulle nostre ferrovie circolare in tante livree. Per noi appassionati la più affascinante rimane la livrea d'origine, come per tutti i locomotori, quindi la grigio perla e blu orientale con la mitica tigre sulla fiancata, veramente delle locomotive stupende che hanno un po' segnato l'inizio e la comparsa dell'elettronica nel parco locomotori delle Ferrovie dello Stato, proprio perché si discostano un po' dal principio di funzionamento di tutte le altre locomotive, no? Che erano nel parco FS, magari tralasciando Caimani e Tartarughe. Bene o male, le altre locomotive erano prive di elettronica, quindi 626, 428, 636, 646, tutte locomotive reostatiche con tre combinazioni, quindi per 428, 626, 636, serie parallelo e serie parallelo, e poi la 646, erano quattro, si aggiungeva il super parallelo, che era poi la combinazione che permetteva di raggiungere le velocità più elevate. Comunque, segnano l'inizio della comparsa dell'elettronica sulle nostre ferrovie, quindi locomotive non più reostatiche, o meglio, il reostato non è più comandato manualmente dal macchinista, ma le resistenze vengono escluse per mezzo dell'elettronica. Io ringrazio tutti coloro i quali commentano tutti i miei video, vedono i video, vi ringrazio, vi ricordo che ho un secondo canale dedicato alla 668, serie 1000, serie 3000, serie 1009, serie 1200, insomma un po' tutte, perché? Perché allora il mio canale si chiama Filippo 636, però diciamo di tutto il parco rotabili FS, no? Da quando sono nate le ferrovie fino ad oggi, devo dire che il mio mezzo preferito rimane la 668, la 668 serie 1000, però diciamo un po' tutte le 668 le reputo veramente delle macchine eccezionali, che hanno una linea che è di una bellezza, veramente qualcosa di eccezionale sono. E quindi ho aperto un secondo canale proprio per focalizzarmi su di loro, dato che comunque sono mezzi considerati dalle nostre ferrovie obsoleti, non da noi appassionati, ma dalle ferrovie, e quindi comunque continuano a circolare, però insomma sto raccogliendo più materiale possibile su di loro, lo posto quotidianamente sull'altro canale che si chiama Filippo ALN668, quindi vi invito a iscrivervi e seguire perché comunque è sempre
Sempre interessante comunque per noi appassionati. Io vi ringrazio, come preambolo l'ho fatto durare anche troppo. Vi lascio al video sulle mitiche 652. Un saluto a tutti e al prossimo video.